Siamo all'ufficio riabilitazione dell'ex ADR Caserta 2, un ufficio posto al primo piano di questo edificio, raggiungibile con uno dei quattro ascensori di cui è fornito l'edificio stesso. Ma guardate, siamo al primo dei quattro ascensori e come vedete non funziona. La stessa cosa è per il secondo, dove addirittura non c'è il pulsante da premere. Sul terzo ascensore il pulsante c'è, si accende, ma non funziona lo stesso, l'ascensore non arriva. Proviamo il quarto, siamo più fortunati, l'ascensore funziona. Bene, andiamo al primo piano. Abbiamo premuto uno, ma guardate, quando arriviamo il display segnala 2. Comunque siamo al piano e siamo all'ufficio riabilitazione, per cui è possibile accedere per una visita anche per gli utenti su sedia a rotelle che hanno segnalato il problema. Entrano, effettuano una visita e poi vanno via, prendendo naturalmente lo stesso ascensore col quale sono arrivati. Però guardate, anche qui non c'è pulsante, l'ascensore non funziona. E per uscire occorre fare le scale, queste scale, che per un disabile su sedia a rotelle, se specialmente su sedia a rotelle, sono davvero difficili da percorrere. E se si pensa che su questo stesso piano c'è il centro di emodialisi dell'ADR, dove i pazienti devono arrivare barellati o su sedia a rotelle, ci si chiede perché questi ascensori non vengono riparati e fatti funzionare.